Nel panorama della narrativa italiana del Novecento, Dino Buzzati costituisce un unicum, una sorta di sintesi ideale tra le due linee dominanti di quella narrativa, cioè da un lato quella che fa capo a Gadda, che è estremamente realista, talvolta iperrealista sul piano del contenuto e invece inventiva, pirotecnica, addirittura derealizzante sul piano della forma, e dall'altro lato la linea che fa capo a Calvino, che è una linea invece di impianto non realista, tendenzialmente fantasioso, spesso metaletterario sul piano del contenuto e invece estremamente semplice, cristallina e geometrica sul piano della forma. Buzzati è più o meno a metà strada perché i suoi racconti e i suoi romanzi hanno un impianto dal punto di vista del contenuto che sotto una superficie di realismo nasconde invece delle pulsioni metafisiche, fantascientifiche, addirittura in qualche caso fortissime, e sul piano della forma invece si lascia leggere facilmente. La cosa interessante è che questo stile, questa sorta di appunto stile metafisico che gli valse un po' l'etichetta di autore kafkiano, cosa a lui pochissimo gradita, questo stile matura, dicevo, negli stessi anni in cui nella pittura italiana, vicinissima agli ambienti frequentati anche da Buzzati, matura il realismo magico, quello per intenderci di Felice Casorati o di Cagnaccio da San Pietro. Uno stile in cui ci troviamo di fronte a delle rappresentazioni apparentemente dimesse della realtà, che però, se guardate nei dettagli, nascondono dei grandi interrogativi, delle grandi inquietudini che ci costringono appunto a chiederci cosa c'è sotto quella superficie dimessa, che è un po' la stessa sensazione che abbiamo leggendo sempre i romanzi meravigliosi di Dino Buzzati.